Eder, Mac, Pallister. Io personalmente sto bene, forse sono altre le persone che stanno peggio. Principalmente mia sorella, che sta comunque combattendo battaglie su più fronti, e logicamente la sua situazione non è paragonabile alla mia. Battaglie tipo quella con Giuliano che ha saputo delle corna, o Luis che non ne vuole più sapere di lei? Tante tante battaglie, poi chiederete a lei se ha voglia un giorno di parlare. Una signora a Milano per lavoro ha lasciato a Valeria le chiavi sia di un appartamento che del box, un condomino. Ha testimoniato anche agli inquirenti di aver visto spesso Valeria affacciata al balcone di questa casa non sua. Però dice, prima che succedesse, lei non mi insulterà, sto detto no. Da sola? Sì, per dare una vita di non viene mai. Io di Valeria non l'ho vista, l'ho vista per signore di là. E quante volte ha visto Valeria in quell'appartamento? Sì, non mi ricordo, una volta due sicura. Girava così, sul terrazzo, girava dentro. L'avevo visto anche degli altri, dai, però dopo così mai non ci saranno dentro. E purtroppo per Barzan la conferma arriva anche dagli stessi proprietari di quella casa. Loro avevano dato le chiavi di quell'appartamento, di quel box, a Valeria, adesso però gliele hanno tolte. Sì, come fosse capitato il suo vicino gli aveva bisogno. Valeria, le chiavi io, a non andare. Se ti fosse la gara a Paola, siccome lei mi faceva il cuore delle chiavi, tanto che lei si è impegnata a fare questo cuore, tu guarda che mi serve appoggiarci quelle cose, ma dal momento in cui mi riserve, mi dà l'età. Adesso mi serve, mi ha detto. Queste sono testimonianze innegabili, tra l'altro messe già agli atti. Ma Valeria ti aveva detto di avere la disponibilità di questa casa e di quel box? Ma assolutamente no, con me no. Tengo a precisare che c'era un grosso rapporto di simpatia con quei ragazzi, ci siamo realmente frequentati 3 volte. E cose loro private non ne ho mai sapute. Questa cosa era stata smentita da Valeria. Per me, sinché Valeria dice no e no, ma le so da voi le notizie. Non ci sentiamo più. Ho dato già la spiegazione. Tendo, o almeno scelto io, in questa situazione dove questo carico da 12, come dico sempre, gli si è abbattuto contro, ma non solo a loro, anche alla famiglia di mia sorella, a lasciare in pace queste due famiglie, perché per me dovrebbero avere tutta la privacy del mondo in questo momento. Io a Luis l'ho sentito un mesetto fa, non voglio sbagliarmi, dove gli ho mandato un messaggio di incoraggiamento e lui me l'ha restituito. Non significa che non ci sia più un volersi bene, un'amicizia, tanto che lui mi disse appena finisce questa storia, ci rivediamo fratello, cioè mi ha detto timbota, che vuol dire in dialetto romagnolo tieni duro. Questi sono i nostri rapporti. Una testimonianza vede Manuela e Luis parlare con un ragazzo di colore. Quando notano di essere visti si sparpagliano e se ne vanno. Manuela, ti ha mai detto qualcosa di questo? Ma no, perché allora questa cosa non la sapevo, ma mia sorella è stata con me tutto il tempo, almeno dalle 6 che è arrivata a casa sino alla sera che sono andato via io. Io sono arrivato lì più o meno alle 6, mia sorella è arrivata forse una mezz'ora dopo, non vorrei sbagliarmi. Siamo stati insieme tutto il tempo, io, mia sorella e mia nipote. Però questa tua ricostruzione oraria cozza decisamente contro tante testimonianze, perché sono più di una, che vedono Manuela e Luis parlare con questo ragazzo di colore alle 19.30 del giorno dell'omicidio. Allora, per quel che riguarda me, gli orari non sono sbagliati, perché già col pubblico ministero all'inizio li avevamo visti tutti e lì abbiamo ricostruito approssimativamente, diciamo, il senso cronologico della cosa. E io non. Cioè, mia sorella è stata con me da quell'ora sino alla fine. Sti testimoni, che ben vengano le segnalazioni, che non si fanno vedere, ben vengano le testimonianze di chiunque ha sentito o ha visto qualcosa. Capisco benissimo il fatto di stare in volto coperto, perché ovviamente c'è un malessere, c'è un pazzo in giro. Chissà, agirà di nuovo se non lo beccano, questo qui non lo potremo mai sapere. Però logicamente. Io stesso faccio fatica a poter credere a delle persone che comunque stanno col volto coperto, che non vedo, che non sento. Detto questo, allora dovrebbero mettere in discussione anche me. Mettetemi in discussione anche me e mi richiami la procura e ricostruiamo la cosa. Io non penso di aver avuto un abbaglio, che mia sorella sia sparita e io non me ne sono accorto. È importante anche ricordare che questo ragazzo di colore improvvisamente sparisce e non si vede più in quel palazzo dopo l'omicidio. Loris, Manuela ti ha detto qualcosa al riguardo? No, assolutamente no, di questo argomento no. Anche perché, come dicevo prima, lei è molto provata. Quando ci sentiamo, più che altro ci sono sfoghi.
non si parla della situazione, come poi ne abbiamo parlato veramente poco prima, perché proprio sono argomenti che lei evita, la capisco. Promesso, okay. Glielo chiedo oggi. Poi avrei sentito anche sicuramente quel testimone che asserisce che prima dell'omicidio di Pierina si sentono due donne litigare. Beh, molto sul sembrerebbe, mi pare di aver sentito, e non ha ammesso di aver riconosciuto un determinato timbro. A questo punto mi state dicendo, allora potrebbe essere stata anche una donna ad uccidere la Piera? Mi state dicendo questo? Cioè, si potrebbe allargare questa ipotesi allora anche ad una donna, probabile donna, che possa aver alzato le mani con Piera? Perché questa cosa l'avevo saputa venerdì, infatti, da un vostro collega. Sono tutte ipotesi, sì. Io non ho mai detto che è stato per forza un uomo. Dagli inquirenti trapela alta la possibilità che la svolta arrivi questa settimana. Allora, questo lo sento dire da qualche settimana, però spero che sia così, perché è un incubo che deve finire e c'è un pazzo in giro. Questo delle volte ci si scorda. Finché Giuliano era ricoverato in ospedale, tu dici che andavi sempre a trovarlo. Poi Giuliano è tornato a casa e tu non sei andato più. Come vanno le cose tra Manuela e Giuliano adesso? Ne sai qualcosa? Manuela te ne ha parlato? Ci ho provato ad entrare, è un muro. Mi raccomando, allora, diciamo che io, ovviamente essendo il fratello, entro in maniera forse più prepotente. E probabilmente mia sorella ha paura di dirmi determinate cose perché io potrei avere delle reazioni essendo lei mia sorella. Potrei arrabbiarmi perché un po' arrabbiato sono effettivamente, sono umano, non posso nasconderlo. Però mio cognato ha il diritto comunque di lasciare il tetto coniugale perché è stato tradito. Giuliano è stato tradito, tra l'altro la coincidenza del suo incidente che viene poco dopo che Manuela inizia la relazione con Luis fa sì che Luis sia il primo sospettato anche in merito all'incidente di Giuliano, qualora questo non sia un incidente, ma io come gli inquirenti penso che invece si tratti proprio di un incidente stradale. Invece guardiamo l'amicizia tra Luis e Loris. Loris dovrebbe stare attento perché Luis quella sera sapeva che Loris era nella casa di Manuela, si erano visti e in fondo che ne dica Loris, i suoi rapporti anche con Manuela non sono idilliaci, tanto che dal giorno in cui sono successi i fatti il numero delle volte in cui si sono incontrati si conta sulle dita di una mano. Tra le tante ipotesi da vagliare c'è allora che Luis volesse mettere in atto questo omicidio direttamente o tramite l'amico di colore e però servisse un escamotage per far sì che non fossero direttamente e subito i primi sospettati. Vedendo Loris quella sera nel palazzo e sapendo degli screzi intercorsi tra Loris e Pierina, ha detto questa è la sera giusta per agire, perché ovviamente Loris diventerà il primo sospettato e noi magari potremmo anche farla franca. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.